Provala, penso che l'abbia già fatta. Ah, quindi col suo Mosin Nagant. Allora, facciamo una cosa aggressiva e tanti saluti. Mosca quanto cavolo era difesa. Ok, di 10, 3 di 10, ah vabbè. Pensavo peggio. Porca miseria, Gorky quanto resiste, ma cosa... Dai, presa Gorkica, crollano, dai. Su. 32%. Sono al 30%. Vediamo. Continuiamo ad avanzare, vediamo che cosa ci offrono come soluzione. Kamikaze Strike? Ma no. Addirittura adesso puoi fare i Kamikaze Strike. Cioè, no, so che lo potevi fare, ma non avevo mai visto la dicitura. Usando le truppe ferme sulla sinistra del fronte. Sì, stanno tenendo il punto. Cosa sei? Perché ti sei fermato? Sta per succedere qualcosa. L'Unione Sovietica ha capito. Adolf Hitler ha annunciato che la nazione sovietica codarda non poteva più essere in grado di resistere alla pressione della presenza potente delle forze tedesche attraverso la loro nazione. Il governo sovietico ha deciso di scappare dalla nazione ed è andato in esilio. Le loro forze principali sono capitolate. Il Reich tedesco è adesso in controllo di tutta la loro area di casa. Anche se la guerra contro quello che rimane del Comintern continua da qualche parte, è una grande vittoria per tutto l'asse. Una grande notizia. E noi abbiamo tutto questo popò di territorio nostro. Perfetto. Give please. Oh. Soviet Union. Che cosa facciamo, ragazzi, con l'Unione Sovietica? Adesso vi faccio un bel poll. Allora, annettere più stati possibili. Liberare l'Ucraina. Poi. Liberare l'Armenia. Liberare la Georgia. Avete, ragazzi, avete 2 minuti per votare con le scelte che vi ho messo a disposizione.
Che ne ho messe alcune. Perché qui in effetti sono tante. Adesso incominciamo a vedere le varie scelte. Vediamo. Minigames. Creare stati nuovi, averli come puppet. Siamo 2-2. Vote 0. Siamo 2-3. Siamo 2-2 in realtà. Secondi. Vediamo se non c'è nessun altro che scrive, che lascia delle idee. Perché se finisce così dobbiamo fare come al solito, dobbiamo tirare con un bel dado. Michele, dimmi. Pari o dispari? Ok. Adesso appena sappiamo i risultati, se non c'è nessun altro che vota, tiriamo. Cosa vuol dire? Ok, allora, se viene fuori pari, creiamo stati nuovi e li facciamo come puppet. Se viene dispari, invece, annettiamo più stati possibili. Tiriamo. È venuto fuori dispari, annettiamo più stati possibili. Quindi... andiamo su, vediamo. Allora, take all states. Quanto siamo? 358. Ce n'è. Un po' troppo in là. Temo. Can't make the man's understand. Ah, ok. Attenzione, aspetta, Porca miseria, ma non posso prendere così tanta roba? Addirittura. Va bene, allora, end turn. Però se appunto ci scappa un puppet in giro. Beh, quando ci sarà puppet, andremo a puppet. Abbiamo deciso, è stato deciso che prendiamo più territori possibili ed è quello che ho intenzione di fare. Turn. Guarda l'Unione, la Germania come si allarga da quelle parti.
Comunque mi complimento per gli sbadigli. Vabbè. Tu non sbadigli? No, allora, non va bene così. Questo deve essere nostro. Questo deve essere nostro. And turn. Allora, vediamo di bloccare immediatamente l'avanzata tedesca in quei territori. And turn. Allora, adesso che abbiamo preso tutti i territori che potenzialmente ci interessano di più, che cosa facciamo? Possiamo fare il satellite del Tannutuva. Sì, vabbè, ma più che altro me lo posso sempre aumentare qui e basta. Prendiamo più territorio possibile. E qua cosa c'è? Civilian Infrastructure 3. Prendi. Prendi. Mamma. Ok, l'Unione Sovietica se l'è presa tutta. Facciamo diventare il Xinjiang un nostro satellite. È un nostro satellite e abbiamo finito. Done. Posso anche dire wow. Ma scusa un attimo, ma il Xinjiang. Ui. Datemi un attimo. Qua c'è un pezzo di Inghilterra. Allora, guarda le comunisti. Hanno i comunisti che sono in aumento, gli iraniani. Come cavolo è possibile? Perché è stato cancellato? At war. Ah, perché dovevo essere in guerra. Vabbè, non siamo in guerra. Va benissimo. In un'eventuale guerra con la Germania il fronte sarebbe enorme. Non può competere con la Germania. No, no, non posso. Ma lo sapevo già che andava a finire così.